in piedi. E tutti furono colmati di Spirito Santo. Oggi la Chiesa riceve e rinnova l'invito a proclamare il Cristo risorto e la sua parola di salvezza. Attraverso tre simboli che richiamano il dono dello Spirito Santo, vogliamo pensare a questo Dio che ci tocca, che ci abbraccia. Sembra un controsenso nel momento storico che stiamo vivendo, in cui non possiamo stringerci la mano, abbracciarci, baciarci. È strano pensare di essere toccati da Dio. Dio può e lo fa con il suo spirito, ma non solo ci tocca, come ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli. Ci colma, ci riempie. Ci disponiamo quindi a vivere questa veglia affinché il Signore ci faccia dono dei sette doni del suo Santo Spirito, in questo momento particolare che tutto il mondo sta vivendo. Nel silenzio riviviamo simbolicamente l'inizio della veglia pasquale, con il primo simbolo dello Spirito Santo, il fuoco. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, iniziando questa celebrazione, ripercorriamo il percorso di fede che ci porta oggi a vivere la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo che alimenta nei secoli la vita della Chiesa. Partiamo allora dalla Pasqua che 50 giorni fa abbiamo vissuto nelle nostre case e che oggi simbolicamente riviviamo qui insieme. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco. Fa che le feste pasquali che abbiamo celebrato accendano in noi il desiderio, la nostalgia del cielo e ci guidino, rinnovati nello Spirito, alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Signore Gesù, tu che sei stato inviato dal Padre a portare il fuoco dello Spirito Santo su questa terra per trasformarla, donaci di ardere del tuo fuoco affinché non si spenga mai. Tu che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Seduti. Continuiamo ad invocare il dono dello Spirito pregando il Salmo. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. L'olio. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Il secondo simbolo dello Spirito è l'olio, olio che nei sacramenti consacra, che con il suo profumo rende regale colui che unge, ma che al tempo stesso lenisce, cura, sana le ferite del corpo e dello spirito. Lo scorso giovedì nella Chiesa Cattedrale la nostra comunità diocesana ha celebrato la Messa Crismale e in questa celebrazione sono stati benedetti tre oli: l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi e il Sacro Crisma. Ecco dunque
donato a noi sacramentalmente l'olio che ora nella lode accogliamo tra noi. Ci mettiamo in piedi. Santifica, Spirito di Dio, con la tua fiamma consacraci. Tu sapienza degli uomini, Spirito di Dio, tu fuoco vivo, rischiaraci. Olio che consacra, olio che profuma, olio che risana le ferite, che illumina. Olio che consacra, olio che profuma, fa di noi un'immagine, Spirito di Dio, del tuo amore che libera. Tu speranza degli uomini, Spirito di Rocca invincibile, accoglici. Olio che consacra, olio che profuma, olio che risana le ferite, che illumina. Olio che olio quindi che risana, che serve anche a guarirci. Quest'anno il tema della lettera pastorale del nostro Vescovo Luigi sembra essere stata un dono della provvidenza. Con il tema si prese cura di lui. In questo tempo in cui abbiamo tutti bisogno della cura di qualcuno, della vicinanza, dell'affetto, avendo avvertito e continuando ad avvertire la mancanza di questo bene, di quello che il nostro pastore definisce passare accanto, possibile solo ad uno sguardo ricolmo dello Spirito di Dio.
Possiamo sedere. Dalla lettera pastorale si prese cura di lui, di Monsignor Luigi Mansi. Entra dunque in scena un samaritano. Perché proprio lui? Il Signore Gesù vuole ricordare i suoi discepoli che tutti sono chiamati a diventare samaritani, non solo i puri e i perfetti. Il samaritano, come gli altri, sta compiendo un viaggio. Non si tratta di un viaggiatore distratto, preoccupato solo dei suoi affari e delle sue cose. Non mostra insofferenza e accetta che ci possano essere delle interruzioni nella sua vita. Viaggiare, metafora della vita, significa guardare, osservare, entrare in relazione con l'ambiente e con le persone lungo la via. Pur non conoscendo la destinazione del viaggio del samaritano, ne conosciamo però una tappa importante che gli cambierà la vita, insieme a quella dell'uomo derubato: passare accanto. Si tratta di una vicinanza che è già prossimità, una vicinanza che interpella. Tutto ciò suggerisce anche una nuova dimensione. Non un riconoscere chi è il mio prossimo, quasi a prestabilire un incontro, una relazione, fino a decidere quale sia il bisogno, ma la disponibilità a farsi prossimo di chiunque, lasciandosi interpellare dal suo bisogno, sulla sua situazione esistenziale, assumendo la sua stessa prospettiva per guardare il mondo, anche con la capacità di rivolgere uno sguardo ricolmo dello Spirito di Dio. In piedi. Signore Gesù, tu che sei il samaritano della nostra umanità, aiutaci ad essere sul tuo esempio compassionevoli, perché possiamo essere per il nostro prossimo olio che risana, come è compito di chi è stato consacrato dal tuo Spirito Santo. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Questi è il figlio mio, il prediletto, ascoltatelo. Questo è l'ultimo simbolo scelto per rappresentare lo Spirito, la nube e la luce. Due elementi inseparabili per un solo simbolo che accompagna la presenza di Dio e dello Spirito dall'Antico Testamento, manifestazione della gloria delle tre persone della Santissima Trinità. Da questa nube, sul Tabor, ci arriva un invito che si rinnova nella Pentecoste, la cui veglia stiamo vivendo, l'invito ad ascoltare la voce del Figlio di Dio, la sua parola, e di correre fuori e annunciarla a tutti. Accogliamo con gioia la parola tra noi per metterci in ascolto della voce di Dio che proviene dalla nube luminosa.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Si fa ora preghiera. Invocheremo lo Spirito Santo nei suoi sante sette doni, perché ci aiutino a fare luce sulla nostra strada e ad essere cristiani credibili e autentici.
Donaci, Signore, per mezzo del tuo Santo Spirito, il dono della sapienza. Ci aiuti a riconoscere la tua presenza in questo periodo difficile. Dacci la capacità di vedere con occhi nuovi ciò che accade a questo mondo, a cui da sempre doni la vita. Tu che vegli sul mondo e sulla storia, ti preghiamo, donaci il tuo Spirito. Donaci, Signore, per mezzo del tuo Santo Spirito, il dono dell'intelletto. Aiutaci ad andare in profondità e cogliere il disegno di amore che Dio Padre realizza per noi anche in questo momento, comprendendo che Egli vuole sempre il bene dell'uomo. Aiutaci a comprendere che anche in questo momento noi abbiamo bisogno di seguire Gesù. Tu, che sei fonte della tua felicità, ti preghiamo, donaci il tuo Spirito. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito. Donaci, Signore, per mezzo del tuo Santo Spirito, il dono del consiglio. Aiutaci a riconoscere e distinguere ciò piace a Dio da ciò che proviene da principe della menzogna. Stimolaci ad agire per il bene comune e per l'interesse di tutti, non solo personale. Tu che sei via, verità e vita, ti preghiamo, donaci il tuo Spirito. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito. Donaci, Signore, per mezzo del tuo Santo Spirito, il dono della fortezza. Aiutaci a testimoniare quotidianamente con coraggio la nostra fede in te, anche quando è difficile, anche quando tutto sembra andare storto, anche di fronte a chi dice che sei lontano. Insegnaci a donare noi stessi al servizio gratuito di chi è nel bisogno. Tu che non abbandoni mai l'uomo, ti preghiamo, donaci il tuo Spirito. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Donaci, Signore, per mezzo del tuo Santo Spirito, il dono della scienza. Aiutaci a rispettare il mondo in cui viviamo, l'uomo come le cose create.
Dona a chi sta studiando per trovare una soluzione ai mali che ci affliggono la luce del tuo spirito, affinché si concorra al bene di tutti. Tu che rendi nuove le cose, ti preghiamo, donaci il tuo spirito. Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. Vieni spirito, scendi su di noi. Vieni su di noi, vieni su noi, spirito. Donaci, Signore, per mezzo del tuo Santo Spirito, il dono della pietà. Aiutaci a stare accanto alle tante sofferenze di chi vive attorno a noi, di chi conosciamo e sappiamo vivere momenti che sono resi ancora più difficili da questo momento. Aiutaci ad amare come te e a renderci prossimi gli uni degli altri. Tu, che sei l'amore, uno e trino, ti preghiamo, donaci il tuo spirito. Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. Vieni spirito, scendi su di noi. Donaci, Signore, per mezzo del tuo Santo Spirito, il dono del santo timore di Dio. Aiutaci ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, continuando ad essere sostenuti dalla fede in Lui, anche quando la barca è sbattuta dalle onde del mare in tempesta. Ed aiutaci ad amare gli altri come li ama Dio Padre, divenendo operatori del bene nel nome di Dio. Tu che sei il Dio incarnato, ti preghiamo, donaci il tuo spirito. Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. Vieni spirito, scendi su di noi. Thank you.
seduti. Diamo voce ora al cuore, perché è lì che ci parla il Signore. Abbiamo ascoltato questa pagina così intensa del Vangelo di Giovanni. È un brano tratto dai discorsi di addio, così chiamati, pronunciati da Gesù nel cenacolo, la sera della cena. Ebbene, nel salutare i suoi discepoli, Gesù fa loro come le ultime raccomandazioni. Ed è così desideroso che i suoi discepoli le accolgano, che non teme anche di ripetersi, se l'avrete notato. Sono delle espressioni che tornano e ritornano. Le dice, poi dopo un po' le ridice, e quasi vediamo il desiderio intenso di Gesù, che prendiamo sul serio quello che Lui ci dice. Allora, questa pagina, se volessimo meditarla come merita, faremmo tutta la notte qui, perché è di una intensità davvero immensa. Io vorrei sottolineare solo tre passaggi, senza dilungarmi troppo, perché d'altra parte la veglia con i suoi segni già sta parlando, e d'altra parte i segni, il fuoco, la luce, la parola, l'olio, i segni parlano da sé. Se mi devo mettere a spiegare i segni, che segni sono? Non vi pare? Allora, giusto tre passaggi di questa pagina stupenda del Vangelo di Giovanni. Il primo, Gesù che dice: in verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio. E fin qua non è difficile accogliere la parola del Signore. Ma quello che è più provocatorio e più interessante è quello che dice dopo: compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Non vi nascondo che ho faticato un po', leggendo e rileggendo questa espressione di Gesù, ho faticato un po' nel chiedermi: ma che vuole dire Gesù? Sono parole di convenienza che dice per entusiasmarci? O sono parole che rivelano davvero qualcosa che accade? E provando a interrogare la storia, dove abbiamo 2000 anni di vita cristiana e più, a leggere bene la storia della vita della Chiesa per tanti secoli, io mi accorgo che davvero aveva ragione Gesù. Lui ha guarito dei malati, ha dato la vita, si è fatto mettere in croce, ne ha fatto di cose grandi. Ma dice Gesù: chi crede in me farà cose più grandi di quelle che ho fatto io. Cioè, Gesù non è che si ingelosisce se noi facciamo qualcosa di più grande di quello che ha fatto lui, ma ci dice: io non vedo l'ora, perché so che con lo spirito che vi manderò voi farete veramente cose più grandi di quelle che ho fatto io. E se, ripeto, diamo uno sguardo velocissimo, rapido alla storia, è stato proprio così. Questi 2000 anni di cristianesimo, figure di una grandiosità stupenda, basterebbe ricordare soltanto Francesco di Assisi, o più vicina a noi Madre Teresa, Papa Giovanni Paolo II. Certo che ci sono state tante figure di santità che oggettivamente hanno fatto cose più grandi di quelle che ha fatto Gesù.
Quindi Gesù ha detto questa parola non come parola d'occasione per incoraggiare, no, no, ci fa una promessa e noi ci dobbiamo credere. Quanti santi, quanti martiri hanno dato la vita per il Signore. Quanto bene si è sprigionato nel mondo per l'opera di eccezionali figure di santità. E quello che è accaduto con alcuni santi, perché non può accadere per tutti? E dunque anche per noi, adesso, oggi, qui, in questo momento della storia. Proviamo a pensare che quando Gesù diceva farete cose più grandi di quelle che ho fatto io, pensava a noi, a me, a ciascuno di noi dica pensava a me. Dal momento in cui per la cresima siamo stati costituiti tempio vivo dello Spirito, noi siamo abilitati. E perché non le facciamo? Le cose che ha fatto Gesù e anzi di più grandi. Perché non ci crediamo? Non ci crediamo abbastanza. Pensiamo che certe cose le devono fare i santi, uomini eccezionali, superuomini della fede, e noi ci accontentiamo della mediocrità, il minimo sufficiente per avere il 6 meno che poi diventa 6 in consiglio. No, no. Noi dobbiamo puntare al massimo. Il Signore ci ha arricchito di tutti i doni spirituali, quelli che sono stati invocati adesso, i doni dello Spirito, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza. Il secondo passaggio, poco più avanti. Se mi amate, dice Gesù, osserverete i suoi comandamenti. I miei comandamenti. Se mi amate. Noi a volte, per un tipo di formazione catechistica che riceviamo nell'infanzia, nella prima iniziazione, ci convinciamo che i comandamenti sono le leggi che Dio ci dà e noi li dobbiamo osservare per avere il premio e per evitare le punizioni. Tra le primissime cose che si imparano al catechismo sono i comandamenti. Ma Gesù qui ci dà un'altra prospettiva. Se mi amate, osservate i comandamenti. Possiamo osservare quello che Lui ci chiede solo ad una condizione, che lo amiamo. L'amore non si comanda, certo, però è una condizione che non si può dimenticare. Non possiamo mai, mai, mai sperare di osservare i comandamenti, perché così ci salviamo, andiamo in paradiso, no. Noi dobbiamo chiedere al Signore il dono di amarlo, perché se lo amiamo, poi i comandamenti vengono da sé, non ci sarà da preoccuparsi. Ma è necessario amarlo. Ma mi pongo e vi pongo una domanda. Posso io amare una persona così, anche se è Gesù? La posso amare solo se scopro, quasi senza, con la fatica di crederci, che quella persona mi ama. Posso amare Gesù soltanto nel momento in cui scopro che Lui mi ama follemente. E all'amore si risponde con l'amore, facendo quello che Lui ci chiede. E facendolo con gioia, con entusiasmo, non con la paura del castigo. E che se pure qualche volta si cade, non è la fine del mondo. Lui c'ha sempre la mano tesa per rialzarci, come ha fatto chissà quante volte già, nella vita di ciascuno di noi. Non vi pare? Ecco, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E perché questo possa accadere, Gesù ci dona il suo spirito che ci sveglia, ci scuote e ci dice: ma
Ti sei accorto di come ti ama il Signore? Ci hai mai pensato veramente? Forse no, perché se ci pensi ti vengono le vertigini. Come fa il Signore ad amare pazzamente me, che non sono un granché? Che ci trova di così interessante? Sì, so fare delle cose, altre no. Ma l'amore di Gesù è gratuito ed è pieno, totale, per tutti alla stessa maniera, senza preferenze, chi sì e chi no. Terzo passaggio che Gesù dice questa sera. Voi mi vedrete. Il mondo non mi vede più, me ne vado al Padre e manderò lo Spirito. Il mondo non mi vedrà, ma voi mi vedrete. Come vediamo Gesù? Proprio per il dono della fede, per il dono dell'amore. Vediamo Gesù nel fratello, soprattutto nel fratello che è nel bisogno, che è nella povertà, che è nella solitudine. Vediamo Gesù nei segni della sua presenza, i sacramenti. Vediamo Gesù soprattutto nel povero, nell'indifeso, nell'abbandonato, nell'offeso. E qui ci è stata riletta quella pagina della lettera pastorale in cui io racconto la storia del buon samaritano. Erano passati altri e non avevano visto quell'uomo, uomini del culto, uomini del tempio. Questo che era un miscredente lo vede, si ferma, perde tempo, si prende cura, lo carica sul suo giumento, lo porta alla locanda, mette i soldi di tasca sua, promette se ci vogliono gli altri. Ecco. Allora, giustamente concludendo la pagina, io vi ricordavo, non ci dobbiamo chiedere e programmare di essere dei buoni, di essere dei buoni samaritani. Questo dobbiamo impegnarci a chiedere in preghiera. Signore, fa che noi possiamo diventare buoni samaritani di una umanità sofferente, e in questo tempo ancora di più, quante sofferenze di tutti i tipi, non solo per il virus, ma anche per tutte le problematiche collaterali a questo tema. Quante sofferenze, quante solitudini, quanti abbandoni. Allora noi chiediamo al Signore questa sera il dono dello Spirito perché possiamo diventare buoni samaritani dell'umanità che abbiamo intorno e nella quale il Signore ci ha messi non per caso, ma perché si aspetta qualcosa di bello e di grande che possiamo e dobbiamo fare. In piedi.
si spostassero e colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe mai la mia alleanza, perché tu sei mio figlio, sei mio figlio, sei mia parte, mia eredità. Tu sei mio figlio, sei mio figlio, sei mia parte, mia eredità. Maria, madre di Gesù, madre della Chiesa e la donna dello Spirito, in questo nostro cenacolo vogliamo accogliere Maria perché ci aiuti tutti ad essere uomini e donne guidati dallo Spirito di Dio. Rendiamo grazie al Padre che ci ha donato la Beata Vergine Maria, immagine e madre della Chiesa. È lei, la Vergine in ascolto, che accoglie lieta le tue parole e le medita
incessantemente nel suo cuore. E lei, la Vergine vigilante, che attende senza esitare la vittoria di Cristo sulla morte e aspetta nella fede l'effusione dello Spirito. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le prove di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni male, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Amen. Ed ora, sapendo che c'è la Madre Maria a pregare con noi, illuminati dalla potenza dello Spirito, preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ora il Vescovo affiderà un mandato e con entusiasmo e con gioia vogliamo rispondere alle sue domande con questa espressione: sì, mi impegno. Carissimi, la veglia pasquale ha avuto inizio con la solenne liturgia del cero, che per 7 settimane, collocato in forma solenne nelle nostre chiese, ci ha ricordato la presenza del risorto in mezzo a noi. Con la Pentecoste termina il tempo pasquale e ha inizio il tempo ordinario, il tempo cioè nel quale, in modo particolare, è richiamata la nostra storia quotidiana, nella quale, vivendo il nostro impegno nella vita di ogni giorno, siamo chiamati a testimoniare con le nostre opere la presenza di Cristo in mezzo a noi. Vi impegnate con la vostra vita ad essere testimoni di Cristo, luce del mondo? Sì, mi impegno. Vi impegnate a vivere la coerenza della fede perché risplenda la luce nelle vostre opere? Sì, mi impegno. Preghiamo. Vieni, Spirito Santo, vieni dentro di noi come nel giorno di Pentecoste. Vieni a visitare le nostre case chiuse, paralizzate dalle tante paure. Vieni, Spirito di fortezza, a ricordarci che nulla a te è impossibile. Vieni, Spirito Santo, vieni dentro di noi, vieni con la tua sapienza e insegnaci il gusto delle piccole cose. Con la tua grazia possiamo imparare ad assaporare ciò che di bello e buono abbiamo dentro e fuori di noi. Vieni, Spirito di pietà, vieni con la tua consacrazione, battezzaci e ungici con il tuo olio di letizia, perché il nostro vivere e operare sia impregnato della tua gioia, dell'amore del prossimo, non legato al proprio interesse. Spirito Santo, rimuovi il nostro egoismo per essere dediti completamente agli altri. Vieni, Spirito Santo, e brucia con il tuo fuoco inestinguibile ogni incredulità e mancato perdono. Rendici fiamma viva del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, e con la tua luce illumina i nostri passi. Guida il nostro cammino sulle orme della tua parola. Anche se su strade impervie e buie, tu camminerai sempre insieme a noi. Non saremo mai soli. Spirito Santo, rendici testimoni attivi della tua parola, con il cuore pronto al bene, attendendo nel silenzio e nell'ascolto il volere divino su di noi. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Lo Spirito Santo vi conceda la vera luce per saper leggere i segni dei tempi.
Amen. Lo Spirito Santo vi conceda la sapienza del cuore e la gioia di vivere nella risurrezione del Signore. Amen. Lo Spirito Santo vi conceda la fermezza e la sollecitudine perché viviate la fedeltà al vero messaggio del Vangelo, che è messaggio di speranza e di gioia per tutti gli uomini. Amen. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Permettetemi di ringraziare tutti voi perché è un sabato, il sabato è il giorno in cui i giovani preferiscono un po' condividere con gli altri la bellezza dell'amicizia, e oggi l'abbiamo condivisa in maniera un po' speciale con un amico speciale che è Gesù. Quindi grazie a tutti voi giovani che siete venuti qui questa sera, e veramente che lo Spirito ci renda così attivi, e quello che la Chiesa oggi chiede ai giovani è proprio quello di profumare l'umanità della vostra giovinezza. Non abbiate paura della vostra bellezza e siate orgogliosi di tutto quello che dentro portate, e cioè il bello che è dentro di voi. E grazie anche al coro della pastorale giovanile che ci ha animato questa celebrazione, grazie. E chiaramente ringrazio il Vescovo che ha voluto proprio questo incontro animato dai giovani, e non ci resta che dire: speriamo che riusciamo ad abbracciarci fisicamente. Una cosa soltanto possiamo darvi: un bacio volante a tutti.